Ecco quanto ebbe a scrivere Sua Eccellenza l'Arcivescovo Monsignor Baranzini al parroco Monsignor Vito Ventura dopo la solenne incoronazione da parte di Sua Eminenza il Cardinale Ernesto Ruffini, Arcivescovo di Palermo. Giornata indimenticabile quella del 6 maggio 1954, preparata dal novenario della Madonna di Gulfi e da vari pellegrinaggi, onorata dalla presenza di Sua Eminenza il Cardinale Ruffini, che nel pomeriggio celebrò un solenne pontificale in Piazza Duomo e poi compì la incoronazione della Madonna e del Bambino. La parola illuminata del porporato, la partecipazione di parecchi vescovi, la consacrazione del paese alla Madonna, la piazza trasformata in un tempio di Dio, con una folla immensa e composta e devota, e infine fremente di esultanza per l'incoronazione. La serata serena e tranquilla, in cui si sono placati vento e minaccia di pioggia. Il giubileo schietto in tutti i cuori, sono un ricordo dolcissimo. Una pagina veramente aurea per la cara cittadina di Chiaramonte Gulfi, che non poteva meglio corrispondere al fervidissimo lavoro dell'ottimo arciprete Monsignor Ventura, tenace promotore della festa, e dare testimonianza più chiara della sua profonda tradizionale devozione alla Madonna, padrona di Gulfi. È stato un vero trionfo mariano, che rimane non solo gradito ricordo, ma pegno che nulla verrà a strappare dai cuori chiaramontani la venerazione, l'amore e la fiducia in Maria. Sit laus Deo et Maria. Siracusa, 16 luglio 1954. Ettore, arcivescovo di Siracusa e vescovo di Ragusa. A ricordo di questo eccezionale avvenimento è stata murata sulla facciata del Duomo una lapide commemorativa con la seguente dicitura, composta da Monsignor Ignazio il Mordini. Semmai nella vicenda dei secoli ai cittadini di Chiaramonte giorno refulse per la celebrità dei festeggiamenti memorando, è proprio questo che Sua Eminenza il Signor Cardinale Ernesto Ruffini, Arcivescovo di Palermo, fra l'esultanza e gli osanna del popolo tutto e persino degli stessi morti frementi di gioia negli anelli, con diadema d'oro tempestato di gemme, decora, onora e mirifica la bella Maria Santissima di Gulfi, la madre, padrona e gloria di Chiaramonte, ratificando così e consolidando il prezioso retaggio della fede tramandata dai padri e ripetuta dai secoli.